Attenzione, perché se vuoi fare un cambiamento tu lo puoi fare solo nel qui e ora. Non lo puoi fare pensando al futuro, al passato o essendo distratto. Quindi attenzione, molla questa rigidità che parte dalla mente fino al corpo. Tu devi sapere che la mente e il corpo non sono così scollegati. Noi crediamo che magari con la mente facciamo tutto quello che vogliamo e poi col corpo invece quando vogliamo. Non è così. Infatti noi crediamo di poter fare, ma all'atto pratico molto spesso non ci rendiamo conto che come muoviamo il nostro corpo, per esempio se noi siamo persone che non muoviamo il corpo, siamo rigidi, no? Con la schiena, non facciamo stretching, non facciamo sport, probabilmente anche la nostra mente sarà più rigida. Tu pensa a una persona un po' avanti con l'età. Come hai visto, uno grande ha difficoltà ad accettare consigli, ad imparare cose nuove, ma anche fisicamente tu lo vedrai che non è così elastico. Mentre se incontri un ottantenne, come ne ho incontrati alcuni io, per esempio mio padre ha 76 anni, mio padre è molto elastico. Se con mio padre ci parli, mio padre ha voglia di imparare. A oggi lui è super tecnologico, a volte chiedo le cose a lui. Perché? Perché è una persona molto aperta alle nuove informazioni.